Ti abbiamo visto in televisione, ma credo che questo sia il tuo esordio cinematografico. E quindi, come esordio cinematografico, direi niente male come impegno, visto che insomma interpreti una Maria, diciamo, moderna, una Madonna dei giorni nostri, eccetera. Quindi volevo sapere come era andato questo tuo esordio e poi anche se mi dici qualcosa da italiana, romana, so, giusto, su questo tema dell'accoglienza, ovviamente, che comunque pervade tutto il film, è un'accoglienza che del diverso, del migrante, di chi viene da lontano, che ovviamente non deve essere per forza un matrimonio, ci mancherebbe, però insomma questo abbraccio, no? Verso chi arriva da lontano, che è un po' anche, è uno dei temi principali, suppongo, del film. Diciamo che la preparazione del ruolo è di per sé partire dal nulla e fare un ruolo da protagonista è stato molto impegnativo, ecco. Perché non vedo più nessuno? Ok, ecco. È stato molto impegnativo, però anche un'emozione unica. E poi anche il fatto che il film sia stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, avere comunque l'opportunità di aver fatto appunto il red carpet, sono tutte cose che mi hanno ovviamente emozionata perché essendo io una ragazza di 20 anni e non avendo mai avuto a che fare con questo mondo che per me è proprio del tutto nuovo, ho avuto emozioni mai provate prima, quello è certo. E per quanto riguarda l'immigrazione, secondo me, diciamo che l'uomo da quando sta in questo pianeta è sempre stato, ci sono sempre state delle migrazioni di tribù, di genti che sono state alla ricerca sempre di condizioni di vita migliori. E secondo me, attualmente è ovviamente al di là di questa situazione del Covid, però il tema della migrazione è sempre molto delicato e attuale. E secondo me, diciamo, ogni soggetto, ognuno di noi deve cercare un po' di immedesimarsi nella persona che migra, il migrante lo sta facendo, perché magari scappa da una situazione in cui non ha cibo, non c'è acqua potabile o anche in condizioni in cui magari c'è un clima di violenza o di guerra. Quindi l'accoglienza, secondo me, è fondamentale anche per questo, per capire che persona siamo. E quindi è importante dare la mano a chi ne ha bisogno. Subito dopo, ovviamente, l'esito dei provini, mi sono sin da subito incontrata con Giulio, abbiamo fatto varie letture, mi ha consigliato anche film da vedere, ne cito uno, per esempio, Lolita. Un po' per il rapporto, la differenza tra Dolores e il professore, la differenza di età, mi ha dato un po' di spunti e ovviamente la costruzione vera e propria del personaggio alla fine è stata principalmente sul set. Sul set, come appunto ho già detto, io, essendo stata appunto la mia prima esperienza, molte cose non le conoscevo. Anche per dire un semplice piano sequenza, per me era tutta una cosa nuova. E quindi, grazie appunto all'aiuto di Giulio, sono riuscita, e anche ovviamente a tutto il resto del cast che sapeva insomma la mia situazione, sono stati tutti molto, molto di grandissimo aiuto, aiuto. E poi, diciamo che il lavoro più grande che ho dovuto fare è stato diciamo su questo sentimento che Bighiera prova nei confronti di Giuseppe, che sì, io personalmente ho provato magari un sentimento simile, però quanto può essere, quanto può corrispondere il sentimento che la Vergine prova per Giuseppe piuttosto che appunto una ragazza possa provarlo per un ragazzo, quindi è al di là di un amore passionale, infatti non si, come Giulio ha anche detto, non ci sono scene di sessualità, sono tutte scene
cioè l'unico contatto che c'è è appunto quella carezza o niente di più. E quindi, insomma, ho dovuto lavorare molto anche su questo tipo di sentimento, tutto lì, però, lì sul set, di persona sono riuscita a provare questo tipo di, a trovare questa emotività più che altro. Questo film secondo me ha un finale non tanto aperto quanto libero, nel senso che ognuno può concluderlo, secondo me, chi lo vede come vuole, no? Chi può credere a una cosa, chi può credere ad un'altra, essere più razionale, essere più spirituale, eccetera. Però io ho notato, e questa è un'impressione mia, chiedo dei chiarimenti, ho notato come dei depistaggi, no? Durante il film, cioè c'è questo avvicinamento, questo Giuseppe che è Giuseppe, questa Bikira che è ovviamente Maria, la Madonna, però ci sono dei depistaggi come per esempio il tizio che accompagna a casa la ragazza che poi alle nozze gli fa l'occhiolino, che magari ha un occhio non troppo attento o preparato o comunque disponibile, potrebbe sembrare che poi sia lui alla fine, no? Il padre del bambino. Quindi volevo sapere se questo tipo di, io l'ho letto come una sorta di depistaggio, se l'ho letta bene oppure come mai, insomma, questa cosa. Grazie. Grazie a te per la domanda, Patrizia, perché è esattamente quello che volevamo fare. Non volevamo fare il presepino, non volevamo fare il racconto di catechismo, volevamo raccontare una storia d'amore in cui questo dubbio c'è, cioè non abbiamo fatto dogma, ecco, non siamo stati dogmatici, assolutamente no, tantomeno fondamentalisti, tantomeno integralisti, abbiamo raccontato quello che ci sembrava giusto raccontare anche in funzione della possibile non miracolistica gravidanza di Bikira. Quindi quelli che tu chiami depistaggi, che è un modo legittimo di chiamare, sono invece delle normali varianti nel tema per entrare proprio nella storia, diciamo, nella sceneggiatura. Sì, sono seminare il dubbio affinché riesca questo enigma. Se il film, e tu in questo momento mi stai dando una gioia tutto sommato, è riuscito, è perché è un enigma in cui ogni spettatore cerca e, se vuole, trova delle risposte personali, come se il film parlasse solo a lui. Chi è il padre di questo bambino che nasce? Lo chiedo a te, Patrizia, e a tutti gli altri spettatori che lo vedono. Questo, se il film riesce a fare questo, è un film tutto sommato, credo, almeno da quel punto di vista, riuscito. E oltretutto, se lo vogliamo vedere dal punto di vista soltanto, ecco, spirituale, ove diamo per scontato, ci mettiamo con l'occhio solamente cristiano-cattolico a vedere questo film, anche l'andare via con il ragazzo in Vespa in un'ottica moderna, ma che male c'è? Questo è un'altra delle cose che abbiamo voluto raccontare. Il personaggio l'ho costruito durante la lavorazione del film. È come un blocco di marmo sul quale il regista portava via le cose eccedenti, quello che c'è dentro, così come diceva Michelangelo stesso, dentro c'è qualche cosa, togliamo via quello che non serve, e mano a mano che andavamo avanti questo era, riuscivo a realizzare tra l'altro ciò che mi sembra un linguaggio cinematografico per eccellenza, dove non c'è didascalia, ma c'è semplicemente l'avvenimento qui ed ora, e dove non c'è bisogno di parole, vengono tolte. Adesso non so se dico una cosa che non serve per il film, ma c'era nel testo alla fine, quando lui dalla crisi rientra a casa, lui ha preso una decisione, ma ancora non si capisce quale sia, la moglie, in effetti, le disperate, piangente, gli chiede: mi credi? Perché lei nega di essere stato con qualcuno, e lui sa che non l'ha toccata. Quindi lei però, l'uomo, io, cioè Giuseppe, dubita, così come diceva prima l'intervento, ma con qualcuno deve essere stata, ovviamente si è incinta. Lei alla fine gli chiede: mi credi? Lui non le risponde: ti credo, ma le risponde: mi fido.
E questa per me è stata una cosa molto importante, perché è come se avesse detto: non credo a quello che dice, ma mi fido per come tu vuoi proporti a me, io ti accetto per così, così come sei. E quindi di fatto la cosa, c'è questo finale che presuppone poi lo sviluppo di tutta la storia successiva. E quindi questo film, per un laico che non sia religioso, è un film interessante, un film vero, un film che racconta una storia accettabile proprio per quei dubbi che vengono inseriti e che possono essere interpretati da chiunque in maniera positiva. E quindi io mi sono trovato poi con Giulio, lo ripeto, lui mi chiedeva sempre: possiamo eliminare questa parola, questa battuta, forse non serve, così come quell'ultima. Per un attore recitare con il pensiero, non so come dire altro, con quello che penso, con l'animo dentro e non con la didascalia espressiva o addirittura con le parole che spiegano, danno la spiegazione, per me è stato il massimo. Io non ho mai fatto un'esperienza così positiva dal punto di vista attorale, diretto da un regista come Giulio Base, con cui ci trovavamo completamente d'accordo nel togliere tutto ciò che non serve a far emergere questo personaggio. Ho cominciato a elaborare una volontà di raccontare una figura di uomo giusto, lavoratore, silenzioso, un passo indietro, così, così diverso invece da questi tempi in cui sembra che invece il passo da fare sia sempre quello in avanti, al posto del silenzio cercare di dire la propria, di dirla anche in maniera delle volte, se non sfolgorante, quantomeno ad alto volume, insomma, con i media, i giornali, le inchieste che parlano della crisi della famiglia, ma soprattutto della crisi della paternità, il padre, eccetera. Insomma, ho sviluppato questa idea insieme a Rai Cinema, tutto il reparto editoriale di favolosi, veramente creativi, non li metto come funzionari, ma veramente veri creativi, e con Manuela Cacciamani e Gennaro Coppola della One More Picture, insieme abbiamo sviluppato le varie stesure del copione che ci hanno portato poi al film che, grazie a Rai Cinema e a Rai Play, da dopodomani è così, chiamiamolo, in regalo a tutti coloro che lo vogliono vedere.